Presidente, buonasera. Thank you.
servizio in polo sportivo con sviluppo di legge. Oggi, quando i miei più stretti collaboratori mi hanno mostrato questo video, non vi nascondo che un po' mi sono arrabbiato, perché ho detto: ma manca l'evento dell'accensione del metano a Reggio Calabria, di là, che oggi il metano ha raggiunto ormai tutta la città. Mancano il progetto dei centri estivi dei bambini, durante ovviamente la fase post-scolastica, manca il centro sportivo di Concessa, mancano il campo di calcio di Travagnese, quello di Bocale. Chi si ricorda la strada per arrivare all'aeroporto dallo svincolo di Travagnese? Forse sembrano passati 30 anni, ma poco meno di 10 anni. Era impossibile arrivare, non sembrava una città. Abbiamo liberato anche quel tratto. I posti di lavoro con obiettivo occupazione, le piazze di Sant'Anna, altre realtà. Ma giustamente mi hanno anche risposto, anziché 6 minuti di video, probabilmente avremmo occupato un po' gran parte di questa iniziativa. E allora questa sera, leggendo un po' anche i mezzi di informazione, di comunicazione, la stampa, i giornali, quelli cartacei non solo, abbiamo un po' tutti notato come molti si sono cimentati nell'idea di fare le domande al presidente Scopelliti. Alcuni magari si sono fatti delle domande, altri da giorni ricercano verità, notizie, cosa dirà, cosa non dirà il presidente Scopelliti questa sera. Ecco, io credo francamente che dopo un anno e mezzo e anche più di aggressione feroce, di comunicazione che a volte ha sovrastato anche la stessa politica, che si è cimentata in ragionamenti e in riflessioni, come se tanti fossero statisti o comunque grandi conoscitori e professori legati al mondo dei bilanci degli enti pubblici. Abbiamo letto tantissimo sotto questo punto di vista, chi si è cimentato anche in questa esperienza. E allora, oggi io finalmente ho un quadro molto chiaro. Ce l'ho chiaro a distanza di oltre un anno e mezzo, ce l'ho chiaro grazie all'approvazione del consuntivo del 2010, grazie all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo del 2011, e ce l'ho chiaro ovviamente perché l'amministrazione Arena ha avuto la capacità di assumersi le responsabilità e di mettere nero sul bianco. Il lavoro ovviamente non è stato facile in queste settimane, quando abbiamo deciso già prima di Natale di organizzare un evento, una manifestazione. Quindi mi sono avvalso dell'ausilio e della collaborazione, che così amichevole e affettuosa, del sindaco Arena, che ringrazio, del dottor Enzo Cuzzola, che è stato nell'amministrazione Arena il dirigente al bilancio, di altri amici esperti di bilancio, professori universitari che mi hanno aiutato, questi sì professori universitari, che mi hanno aiutato
a capire e a comprendere bene cosa è accaduto al bilancio del Comune di Reggio Calabria. E allora non è una conferenza stampa, è un momento di comunicazione alla mia città, perché per un attimo abbiamo pensato tutti noi, ci siamo anche ricordati che io sono stato per 2 anni di fila il sindaco più amato d'Italia grazie alla mia città. Io sono il sindaco conosciuto in tutta Italia, sono stato il sindaco conosciuto in tutta Italia perché ha stravinto le elezioni con il 70%. E quindi oggi era giusto fare un'operazione verità che, guardate, non sarà una verità, come qualcuno ha scritto, la verità di Scopellini. No. Quando siamo di fronte a cifre, a numeri, a dati che sono scritti su un bilancio e quindi atti evidenti, non c'è dibattito. Poi i numeri si possono leggere ognuno come ritiene di farlo, però questi numeri sono numeri certificati e quindi sono numeri che hanno avuto non soltanto l'approvazione da parte della Giunta Arena, perché quello che forse a qualcuno è sfuggito quando pone alcune domande è che Scopellini, quando è andato via, tutto questo non era emerso e quindi è stata l'amministrazione Arena che si è sobbarcata l'onere di verificare concretamente quelli che erano i numeri di un bilancio comunale. Quel sindaco Arena che non è stato indicato dal presidente Scopelliti perché doveva andare lì a nascondere qualcosa. Quel sindaco Arena che, proprio perché è esperto in materia finanziaria, di bilanci, qualità di commercialista, qualità di soggetto che ha gestito diverse attività di enti anche sotto sequestro e quindi di valido amministratore, dimostrato nella sua esperienza di 8 anni insieme a me sul versante dell'azienda municipalizzata dei trasporti, il sindaco Arena ha avuto la capacità di individuare, con un lavoro intenso, puntuale, fedele alla realtà, alla reale situazione finanziaria, quello che era il tema legato al bilancio comunale. E oggi, attenzione, non è Arena soltanto che ha certificato quei numeri, no, oggi quei numeri sono certificati e confermati da soggetti terzi. Terzi, io intendo i commissari, e con tutta la pletora di dirigenti che sono arrivati ad andare ovviamente a sostenere questa azione di governo, giustamente, sul nostro territorio e la nostra città. E allora, io credo che qui si sia voluto fortemente mettere in campo un'azione fatta, disegnata molto bene, fatta di menzogne, costruita in maniera mirata, tesa ovviamente a comunicare in maniera così costante fino a cercare di ovviamente convincere anche il cittadino che quello che era stato l'esperienza degli 8 anni dell'amministrazione Scopelliti, del modello Reggio, come avete visto, quello non lo possono abbattere. Quelle opere, le tante che abbiamo lasciato, sono ancora in città, perché sono il frutto del nostro sacrificio, del nostro lavoro e del nostro amore verso questa città. Queste non le possono cancellare. Trovando sponda in una serie, ovviamente, in un'azione che ormai tende alla denigrazione un po' dovunque, si è costruita un'azione devastante sotto questo punto di vista in termini di comunicazione. Quindi si è voluto ogni giorno, si parlava ogni giorno, c'era una cosa nuova.
Ogni giorno ognuno parlava del bilancio del comune, di quello che erano i conti e tutto il resto. Io dico che oggi è il giorno in cui, queste sono le settimane, i mesi, in cui qualcuno poteva esprimere finalmente un giudizio chiaro, sulla scorta di numeri, di certezze, sulla scorta di valutazioni che sono oggettive. Sono valutazioni di natura oggettiva. Penso ovviamente che noi avevamo intrapreso un'altra strada, che era quella della città metropolitana, che purtroppo in questa fase si interrompe, e così come per legge riprenderà dopo l'esperienza dei commissari. Forse qualcuno aveva paura che Arena potesse diventare uomo di centrodestra, potesse diventare il sindaco della città metropolitana, cioè il sindaco di un'intera comunità, di un'intera provincia, e che quindi Reggio ovviamente potesse aspirare a crescere sempre di più, così come era ormai pacifico per tutti, anche quelli più scettici. E quindi ci si è lasciati andare decisamente, cercando di non badare a ciò che stava accadendo nel paese, bensì ci si è focalizzati solo e esclusivamente sulla città di Reggio Calabria, coinvolgendo anche in tante circostanze quella parte di comunicazione a livello nazionale che ovviamente trova motivo e gioco facile a sparare sul Mezzogiorno, quindi figuriamoci su Reggio Calabria. E si è ricercato costantemente quest'idea di un problema legato all'amministrazione, a questo chiamato buco, che poi in teoria è un disavanzo. Il disavanzo che ho trovato io nella sanità, ad esempio, che è di 254 milioni di euro. Mi viene da ridere quando penso che il disavanzo della sanità lo abbiamo finalmente certificato, perché quelli prima di noi non avevano neanche contezza di quale fosse questo buco. Però non abbiamo visto l'aggressione feroce di tutte le testate locali, nessuna esclusa, o meglio di alcuni soprattutto di queste testate, di quelli che arrivavano da fuori, di quelli che amplificavano, di quelli che dopo 8 anni in cui hanno subito la crescita a malincuore di una città, che era proiettata in uno scenario completamente nuovo, Reggio, un altro evento importante, l'evento delle città capitali del Mediterraneo che si affacciano sul mare, i sindaci delle città più importanti, Alessandria d'Egitto, di Rabat, i sindaci dei paesi del Nord Africa che vennero a Reggio Calabria con noi a disegnare una strategia di sviluppo per gli enti locali. E l'apertura di questa città ovviamente non era gradita a tutti, probabilmente noi abbiamo un compito di restare sempre in un ruolo marginale, perché il Mezzogiorno, perché questa città deve servire ad altro, probabilmente ad altre logiche e ad altre vicende. E quindi questo balletto di cifre, di numeri sul disavanzo ha allarmato i cittadini, fino a quando qualcuno in maniera intelligente, dopo un anno e mezzo, ha addirittura riportato che il buco del bilancio del comune non era di 118, di 170, 118 il comune, 170 gli ispettori ministeriali, no, che il buco era di 679 milioni. Questo è stato detto in questa città, questo è stato scritto in questa città, questo si è cercato di far passare in questa città. Soprattutto negli ultimi mesi il buco è di 679 milioni di euro, e allora siamo qua proprio per spiegare, soprattutto agli ignoranti, non alla gente di qualità che è la stragrande maggioranza in questa sala in assoluto, cos'era quel 679, così facciamo chiarezza una volta per tutte, perché questa è una città particolare, perché questa è una città dove io immagino che a volte ricordo in prefettura hanno incendiato una macchina, e nel comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza il questore diceva sì, hanno incendiato una macchina, ne incendiano
5 su 10 perché al semaforo uno fa le corna e l'altro poi dice va bene, fincete la marcia. Quindi pensate cosa significa oggi, cosa ha significato in queste settimane, in questi mesi, con quale spregiudicatezza qualcuno ha avuto l'ardire e il coraggio di scrivere che il buco era di 679 milioni e che era stato scopellito a lasciare un debito, un buco di 679 milioni. Ma siccome la nobiltà di questa città va al di sopra e al di là dell'ignoranza di chi non gli vuole bene, adesso siamo qui per fare chiarezza proprio su queste vicende. E come vedete ci siamo anche attrezzati graficamente per aiutare anche quelli che hanno poca capacità di lettura dei numeri a spiegare cosa maldestramente avevano tentato di fare. 679 sono i residui passivi. I residui passivi sono somme relative ad impegni assunti ed opere finanziate che nel bilancio del 2010 del Comune di Reggio Calabria risultano pari a 679. Quindi, come vedete, i residui passivi si suddividono in due macrovoci. Il residuo in conto capitale, 423 milioni di euro, che sono gli stanziamenti per investimento, opere realizzate, opere in corso di ottimazione, appaltate, opere ancora da appaltare, opere per le quali ancora bisogna andare avanti con i SAL, con lo stato di avanzamento lavori. E poi i residui correnti, che sono di 255 milioni di euro, che sono i debiti di funzionamento per un'amministrazione, l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, l'energia elettrica, il personale, sono tutti costi che rientrano in questa macrovoce. Ecco, questa cifra, al contrario di quanto qualcuno ha voluto far credere, non è un disavanzo o un buco, ma è la somma complessiva necessaria al comune per il suo funzionamento e per gli investimenti. Quindi è soltanto la capacità di un'amministrazione di indebitamento e di investimento che consente a un'amministrazione di andare avanti e di far crescere il proprio territorio, perché i bisogni sono grandi, perché in un territorio c'è necessità di avere risposte. Questi sono 679 milioni di euro. E allora, se torniamo indietro per un attimo, all'anno precedente, nel 2009, i residui passivi erano 606 milioni di euro. E qui vi cito anche quanti erano i residui passivi, attivi, che poi è una voce che per il 2010 recupererò più avanti. 2010 vi ho mostrato solo i residui passivi, 2009 mostriamo i residui attivi e passivi, c'è una differenza di 1 milione di euro, quindi c'è un disavanzo di 1 milione. Nel 2008 invece i residui, come vedete, gli attivi sono 618 e i residui passivi sono 612, quindi abbiamo un avanzo di amministrazione di 6 milioni di euro. Quindi in buona sostanza nel 2009 c'è un sostanziale pareggio, mentre ovviamente in natura diversa è leggermente nel 2008. Cosa accade? Che è molto importante. Che sulla scorta di una serie di interpellanze e di interrogazioni degli amici parlamentari del centro-sinistra, il Ministero dell'Economia invia gli ispettori nella nostra città. Vi illustro questo, ma prima di fare questo vi do un'altra notizia. Nel 2001, quando noi siamo arrivati nel 2002, nel 2001 i residui passivi dell'amministrazione precedente erano 234 milioni. Qualcuno doveva scrivere
che avevamo ereditato 234 milioni di buco, ma non l'ha scritto ovviamente. E per noi quella non è una chiave di lettura, fermo restando che di questi le proporzioni, come leggete, sono diverse, perché soltanto 119 erano per investimenti. E se voi fate per un attimo una verifica, scoprirete cosa vi ho detto in questi anni ripetutamente, ancora prima di quanto, diciamo, che accadesse tutta questa vicenda sul comune. Nel 1997, quando c'erano gli altri a governare in questa città, il comune bandiva 18 gare d'appalto. Nel 2007 l'amministrazione Scopelliti bandiva 265 gare d'appalto. È chiaro che in proporzione c'è un incremento notevole, perché qui subentra anche una tesi, che è una tesi, una teoria economica, contraria a quella del governo Prodi, che bisogna investire, perché se non si investe probabilmente non si crea ricchezza. E quando mi dicono che io avevo 130 avvocati che lavoravano per il comune a Barcella, io rispondo che prima di me ne lavoravano negli ultimi 25 anni 3, con le stesse somme ne lavoravano 130, e che soprattutto oggi quei 130 non lavorano più. Ma non lavorano più i 130 soltanto, non lavorano più gli ingegneri, non lavorano più gli architetti, non lavorano più i geometri, non lavorano più gli agronomi. Questa è buona amministrazione? Questa è buona amministrazione? Questo è mettere una realtà in ginocchio, questa è portare la povertà nei territori, perché se un ente pubblico che investe, che si indebita sapendo di poterlo fare, chi lo deve fare oggi? Il privato, che vive una situazione di grande difficoltà proprio perché le imprese a Reggio Calabria non lavorano e vanno via o chiudono, proprio perché non c'è più quel grande motore che era l'amministrazione comunale, fatta di persone creative che mettevano in campo energie, risorse e investimenti. E allora cosa accade? Perché questo poi, se no, può apparire una difesa sterile di un'esperienza di governo. Accade che arrivano gli ispettori ministeriali, e gli ispettori ministeriali vanno a fare una ispezione al comune di Reggio Calabria e determinano il riaccertamento di alcune somme, secondo loro ritenute inesigibili e quindi senza corretta imputazione. Oggi abbiamo, lo diciamo da tempo, il miglior bilancio d'Italia, quello veritiero più di ogni altro, dopo tutti questi controlli. Però, gli ispettori ministeriali hanno verificato che tra i residui passivi, e nella relazione hanno scritto, non abbiamo fatto in tempo a verificare se c'è da fare una scrematura sui residui passivi, hanno controllato i residui attivi e i residui attivi ovviamente erano pari ai residui passivi. Cosa succede? Che nel momento in cui vanno a fare la scrematura dicono che complessivamente ci sono crediti inesigibili e quindi il comune di Reggio Calabria dà un pareggio
tra crediti, tra attivo e passivo che vi erano negli anni precedenti, ovviamente ha delle somme che vengono, diciamo così, ridotte per via dell'ispezione. Questo porta ad un ragionamento che ovviamente determina un nuovo indirizzo che la Giunta Arena fa proprio. E quindi abbiamo la rideterminazione dei residui attivi e attraverso una attenta analisi fatta dagli amministratori e dai dirigenti si arriva a determinare rispetto ai 170 milioni indicati dagli ispettori che il disavanzo si determina in 30 milioni in meno che sono la verifica e la scrematura dei residui passivi, si scende a 140 e con i famosi 22 milioni di euro che i dipendenti comunali giustamente reclamano, che sono soldi loro, ma che la Corte dei Conti e gli ispettori ministeriali ribadiscono che non sono somme spettanti, abbiamo la cifra dei 118 milioni di euro che l'amministrazione Arena determina come disavanzo per l'amministrazione. E allora, perché credo che entrino in campo due elementi? Uno è la disinformazione e l'altro è la volontà di disinformare. Perché guardate, quando nel DL 95 del 2012, cioè il governo Monti qualche mese fa, ha determinato questo scenario in Italia, dice che la gran parte dei comuni hanno bilanci contenente quote di residui inesigibili, come Reggio Calabria. E quindi è confermato da questa normativa che impone ai comuni di rimuovere dalla contabilità il 25% dei residui attivi iscritti prima del 2006. Cioè significa che tutti i comuni italiani dovranno rideterminare quelli che sono i residui attivi, perché secondo il governo, e quindi non soltanto gli ispettori nei confronti della città di Reggio Calabria, secondo il governo, per gli 8.106 comuni quanti sono d'Italia, tutti i residui attivi dal 2006 sono tutti da ridurre del 25%. C'è allora la reazione feroce del presidente dell'ANCI, del Rio, che è il sindaco di Reggio Emilia, dell'altra Reggio, che ovviamente chiede al governo più tempo perché altrimenti tutte le amministrazioni corrono il rischio di avere nella fase di riaccertamento una difficoltà come quella di Reggio Calabria. E allora questa è la storia recente di questo paese. E allora, se noi vogliamo andare a rideterminare proprio in risposta a chi ha enfatizzato i residui al passivi dicendo che era il buco del comune, guardate i numeri delle altre città metropolitane di questo paese. Milano ha residui passivi per 4 miliardi e 200 milioni. Napoli ha residui passivi per 3 miliardi e 379 milioni di euro. Torino e così via. Quindi questi sono tutti una banda di scellerati. Sono tutti peggio di scopenditi, se mi consentite. Ecco, questa rappresentazione hanno e ci hanno offerto in questi ultimi mesi. Questa è stata la rappresentazione che hanno offerto ai miei concittadini
alcuni politici e una parte dell'informazione. Però si dice, come dicono i comunisti, batti, 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 dici, 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 falsità fino a quando diventano verità. Perché tu incontri la gente e ti dice, beh, abbiamo un buco di 679 milioni di euro, che hai fatto? Ti sei fottuto i soldi, scusate il termine. No, non ci siamo fottuti i soldi. Li abbiamo soltanto spesi per fare opere e investimenti. E purtroppo... Purtroppo qualcuno che ha sbagliato e ha già pagato, poi sarà la magistratura a determinare se quelle fossero somme spettanti alla dirigente Fallara. Lì c'è stato anche l'altro interlocutore della Fallara che ha restituito già una parte delle somme, quindi a parte quella somma di un giro, diciamo così, legato a questa vicenda, tutto il resto non sono soldi che sono finiti nelle nostre tasche, altrimenti capirete molto bene, non saremmo stati qui, figuratevi. Cioè, voglio dire... Anzi, io ho sempre pensato, noi abbiamo sempre pensato, Demi, noi tutti abbiamo pensato sempre, che molti, attraverso quella denuncia, pensavano che forse i soldi erano finiti, una parte di questi soldi, nelle nostre tasche. Non è così, non è così. Abbiamo amministrato, abbiamo speso, come ha detto il sindaco Arena, forse abbiamo, questa città è cresciuta in poco tempo, però abbiamo investito e abbiamo messo in campo progetti, iniziative, opere e quindi risultati. E allora, oggi, questi 679 milioni di euro, come vedete, non sono il buco che qualcuno ha immaginato di raccontare ai vicini, sono soltanto queste benedette risorse che fanno capo agli investimenti, così come illustrato. Ed effettivamente il risultato che viene fuori dall'analisi, dallo studio dell'amministrazione Arena, è stato quello di un conto consuntivo in cui i residui attivi più il saldo di cassa meno i residui passivi danno il risultato dei famosi 118 milioni di euro. Questi 118 milioni di euro, altra parte importante di questa vicenda, che inizialmente fece scalpore, fece lo scalpore di 118 milioni di euro, poi i 679. Ecco, i 118 milioni di euro ci soffermiamo. Perché io credo che sia giusto oggi, una volta per tutte, fare chiarezza su questa vicenda, proprio per avere... Io penso che questi siano numeri, che non è che da scopellini, questi sono i numeri. Ognuno li può leggere come vuole, ma questi sono i numeri di questa amministrazione. E non sono, ripeto, numeri certificati da noi, che è cosa diversa. Che fino a quando l'avesse fatta Arena, dice Arena l'ha fatto perché doveva lui nascondere qualcosa. No, arriviamo. Quindi noi abbiamo come risultato di amministrazione 555 milioni di euro di residui attivi, come dicevo prima, scremati con tutta una serie anche di rivisitazioni, il saldo di cassa e i residui passivi che sono 679. Questo sancisce il disavanzo di 118 milioni di euro dell'amministrazione di Reggio Calabria. E allora, questi 118 milioni di euro non sono il frutto di una mala gestione o un ammanco ingiustificato o, come dicevo prima, qualcuno ha voluto propagandare sprechi, perché quando hanno voluto fare scena gli hanno messo RTL, gli hanno messo Ricky Martin, Duran Duran, cose che probabilmente loro hanno sognato una vita e non hanno mai avuto, e che questa città comunque ha avuto l'onore di aspettare.
che quando io ero ragazzo che a Reggio Calabria veniva qualche artista di grido, dovevo chiedere a mio padre e a mia madre, e non sempre era possibile, le 10.000 lire, le 5.000 lire, le 15.000 lire per poter comprare il biglietto per andare allo stadio. E sulla scorta di quell'esperienza noi, e di quel tipo di messaggio, che era un messaggio unificante per la città, abbiamo deciso mai a pagamento. Lo abbiamo fatto un anno, poi abbiamo detto noi dobbiamo far condividere alla città dei momenti importanti se decidiamo di farlo. E quella fu la strategia. Sulla strategia, quando volete, ognuno può pensare quello che vuole, i grandi, diciamo così, statisti, i grandi scienziati, siamo pronti a confrontarci, anche se noi non siamo né statisti né scienziati, semplici amministratori. Però abbiamo messo in campo una strategia vincente per questa città, una strategia importante che l'ha resa agli occhi del paese una città diversa. E quindi, dicevo, il risultato dell'operazione di regolarizzazione contabile effettuata dall'amministrazione comunale dopo l'ispezione ministeriale ha portato i 118 milioni di euro. Come ho detto prima, gli ispettori avevano immaginato un disavanzo di 170, poi attraverso un'approfondita attività di riaccertamento si è passati a un disavanzo di 140 milioni di euro fino a chiudere il bilancio appunto di 118 milioni di euro. Allora, da cosa nasce questo 118 milioni? Nasce dalla pulizia dei residui attivi, frutto della dichiarazione di inesigibilità di crediti tributari evidenziata dagli ispettori, come dicevo prima, di regolarizzazione di spese non contabilizzate, della diminuzione dei trasferimenti erariali, del pagamento di debiti fuori bilancio. Analizziamo una voce, voce per voce. Il riaccertamento da parte degli ispettori porta a un recupero di 95 milioni di euro. 95 milioni di euro, secondo gli ispettori, sono i crediti inesigibili. La regolarizzazione di spese non contabilizzate. Meno male che ce l'abbiamo. Fai attenzione che dicono che sei un provocatore, perché vai alle manifestazioni aperte al pubblico. Perché come tutte le democrazie non sempre si può parlare, ma questa è una democrazia. Magari diranno che ti ho mandato pure io, questo l'hanno detto, non c'è nulla. Tutto quello che si fa, colpa di Scopellini, non c'è dubbio. Allora, spese non contabilizzate, che cosa sono? Quando l'amministrazione mette in campo il bilancio, i dirigenti dicono previsione di spesa per la multiservizi o per la Leonia, visto che è di attualità. Allora, in bilancio viene messa la posta di 25 milioni di euro. Faccio un esempio, non è la cifra, lo prego. Non sono a conoscenza, non sono messo alla conoscenza delle cifre puntuali e precise, perché facendo il sindaco non mi ero mai cimentato in queste cose, avendo per legge il sindaco il ruolo di indirizzo politico, questo ve lo voglio dire per un'altra vicenda, e chi gestisce per legge sono i dirigenti, hanno il compito di gestire, di fare i decreti, di erogare le risorse e quindi hanno in mano la gestione economica e finanziaria dell'ente. Lì probabilmente si mette una voce multiservizi 15 milioni, Leone 25 milioni. In questo riaccertamento, in questa verifica, si scopre che anziché costare all'amministrazione la Leonia quel servizio 25 milioni di euro, il costo invece era magari di 30. E quindi ecco come nasce questo 118.
da un servizio che l'amministrazione offre, che magari nella fase in cui si va a verificare concretamente esiste, emerge dal fatto che lì vengono messe imposte in bilancio voci, diciamo così, ridotte rispetto a quello che è il costo effettivo dell'investimento e quindi del progetto. Considerate che negli 8 anni in cui io sono stato sindaco, il governo dal 2002 al 2010 ha erogato, dal 2002 al 2010, 40 milioni di euro in meno in 8 anni. Noi abbiamo avuto una riduzione drastica di 40 milioni di euro in 8 anni. E ultima, il pagamento dei debiti fuori bilancio. Tutti gli scienziati del centro-sinistra che servono a paradire la moralità dovrebbero spiegarci perché noi abbiamo pagato qualcosa dai 40 ai 50 milioni di euro di debiti fuori bilancio pagati per colpa e grado di responsabilità di quelli che ci hanno preceduto. Cioè, noi una volta abbiamo pagato, perché come succede? Chi amministra dice no, vabbè, tanto lascia che fanno ricorso, pagherà qualcun altro. Una volta abbiamo pagato, adesso questa è una cosa anomala, una cosa del 78, che aveva un valore forse di 200.000 lire, abbiamo pagato forse 100 volte di più. Perché tanto chiunque arriva dice, vabbè, tanto qualcuno paga. Noi abbiamo pagato debiti fuori bilancio. Ecco che cosa è successo e che cosa sono i 118 milioni di euro. Poi, voglio dire, questa alcuni la ricorderanno. Vedete, i nostri bilanci sono questi, magari forse non erano fino in fondo perfetti, però io ricordo la stagione del 1998, quando a poche ore dall'approvazione del bilancio, pochissimi giorni, nella stanza del dirigente della ragioneria vi erano tutta una serie di faldoni attorno alla scrivania e inspiegabilmente qualche giorno prima dell'approvazione del bilancio scomparve il faldone del bilancio. Si disse, dopo accertamenti della polizia e delle forze dell'ordine, che era finito nella spazzatura, che guarda caso le donne della polizia, che hanno il compito di sistemare le stanze del comune, tra i tanti faldoni, guarda caso, hanno preso proprio quello, ed era il primo anno in cui c'era il PEG, il piano economico di gestione, che viene affidato ai dirigenti, che hanno il compito, secondo legge, di mettere i soldi e di ovviamente gestire. Così ci sintonizziamo anche su quest'altro versante. E quindi poi si scoprì che forse finì nella spazzatura involontariamente. E allora io credo che qui sia calzante un esempio: 40 milioni di euro in meno in tanti anni. L'esempio è un padre di famiglia col proprio stipendio decide di accendere un mutuo per comprarsi la casa, per fare qualsiasi investimento, e a un certo punto, anno per anno, il suo stipendio viene ridotto drasticamente. Questo è quello che in parte è anche accaduto in questa città, che rispetto anche all'esposizione che noi avevamo messo in campo e la programmazione, piano piano tutto questo viene anche meno, perché ci sono anche i trasferimenti ridotti. E quindi, riepilogando sui 118, l'inesigibilità, la dichiarazione di inesigibilità dei crediti tributari evidenziata dagli ispettori, le regolarizzazioni di spese non contabilizzate della diminuzione dei trasferimenti erariali, il pagamento dei debiti fuori bilancio hanno portato a questo risultato. E allora
Quando qualcuno dice strumentalmente adesso i commissari, perché no, è un motivo ormai, i commissari devono fare chiarezza sui conti, un pochettino noi, voglio dire, ci aspettavamo che qualcuno reagisse, nel senso che gli statisti di turno scrivessero, beh, adesso basta, no? Perché se l'amministrazione Arena certifica che il disavanzo è di 118 milioni di euro, se il consuntivo 2011 si chiude con un avanzo di amministrazione di 10 milioni di euro e si scende a 107,9, se il preventivo del 2012 fatto dai commissari, che sono qui da ottobre, quindi penso che in 3 mesi ormai si siano cimentati sul bilancio, pensate che gli ispettori ci hanno messo 1 mese per fare, non stando qui tutti i giorni, per fare le verifiche. Dopo un po' di mesi c'è questa certezza e oggi loro nel preventivo del 2012 prevedono un avanzo di amministrazione di circa 5 milioni di euro, quindi significa che si scende a 102. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'amministrazione Arena aveva individuato brillantemente le azioni da percorrere per ridurre e risolvere il problema del disavanzo, perché aveva detto noi andiamo a rimodulare e ottimizzare la spesa corrente, mettiamo in campo un'incisiva lotta all'evasione tributaria, la dismissione del patrimonio edilizio, sono tutti elementi che ci consentono di porci in una condizione di equilibrio nel breve periodo, in pochi anni. E invece oggi, mancando la politica, lo dico come, diciamo così, con convinzione, mancando la politica, di avere risposte senza andare a gravare sui cittadini. Guardate, su questo voglio fare una precisazione. Noi siamo una città che aveva gli autobus, come avete visto, che erano del posto di volta e avevano un'anzianità di 16 anni, gli autobus dell'ATAM, e oggi hanno un'anzianità di 5 anni, perché abbiamo fatto gli investimenti. Noi avevamo quel servizio di raccolta dei rifiuti, che era in capo all'amministrazione, che non ci consentiva di avere una raccolta adeguata. Tutto ciò che è stato messo in campo, come vedete, ovviamente ha un costo per l'amministrazione e noi abbiamo, e questo credo sia innegabile, dimostrato di mettere in campo servizi nuovi, aggiuntivi e di qualità, non gravando mai nelle tasche dei cittadini, perché voi ricorderete che addirittura nel 2008 forse noi abbiamo poco giù di lì, anzi nel 2007, l'ultimo anno prima delle elezioni politiche, perché poi ci fu la vicenda ICI, noi abbiamo addirittura ridotto dal 4,5 al 4 per mille l'ICI. Noi abbiamo fatto atti deliberativi in cui le giovani coppie che si sposavano, i giovani che si sposavano avevano un privilegio di non pagare ICI, TARSU e tutta la acqua, perché noi abbiamo fatto una politica cercando di dare alle famiglie una risposta importante. Questo è accaduto e quindi è chiaro che tutto quello che è emerso, che tutto quello che si è offerto alla città è stato fatto calcolando quel tipo di orientamento. Ma perché quando voi vedete che nel 2008 e nel 2009 i bilanci sono o in disavanzo di 1 milione o in avanzo di 6 milioni, ma chi doveva dirlo a Scopelliti che forse non era così? Quando noi abbiamo un iter che parte dalla giunta e arriva al consiglio, dove ci sono 41 persone che votano un bilancio, dove ci sono lì anche scienziati che dicono e fanno le loro richieste, dove i bilanci sono soggetti poi al controllo della Corte dei Conti, e noi non abbiamo mai avuto, diciamo così, dei richiami così eclatanti e così preoccupanti, non l'abbiamo mai avuti,
E quindi cosa poteva saperne un sindaco, che forse vi erano nei residui attivi dei crediti inesigibili e quindi doveva andare a cancellarli, quando la situazione che esiste è una situazione identica ormai in tutto il paese? E quindi guardate, perché la nostra vicenda è un'anomalia. Vi leggo, ormai siamo in conclusione, vi chiedo scusa perché forse mi sono dilungato, ma visto la grande e folta presenza credo che era giusto e doveroso anche mettere alcuni punti fermi. Guardate, vi leggo cosa dice l'ispezione, o meglio, scusate, cosa dice la relazione annuale dell'Ispettorato Generale di Finanza anno 2010, che ovviamente nessuno ha mai pubblicato perché, no? Che pubblicava a fare? Assolve tutto, quindi alla fine, ecco, questa è la copertina, perché così se qualcuno se la vuole recuperare vi diamo anche un indirizzo, no? Se no ce lo chiedete e ve la trasmettiamo, visto che ne siamo in possesso, di quella del 2010 e quella del 2009, che non sono diverse, perché già nel 2009 vi erano questo tipo di indicazioni che venivano dalla Ragioneria Generale dello Stato, cioè dal Ministero dell'Economia, cioè da Roma, e scrivono: nell'annuale relazione nella quale la Ragioneria dello Stato sintetizza il lavoro svolto in funzione ispettiva presso gli enti locali, si legge ormai da diversi anni che in tutti i comuni sottoposti ad ispezioni sono emerse alcune irregolarità negli equilibri finanziari, che possono sintetizzarsi in residui attivi da entrate tributarie ed extratributarie dimostratisi inesigibili, irregolare gestione annuale degli impegni per le prestazioni di servizi delle partecipate, irregolare gestione degli impegni nelle partite di giro. Sembra che ancora Reggio Calabria non aveva avuto l'ispezione, sembra fatta identica su problemi che hanno investito la città di Reggio Calabria. Però questa relazione è il frutto delle ispezioni fatte dal Ministero in tutto il paese, quindi in tutto il paese, in tutte le città, in tutti i comuni d'Italia in cui sono state fatte le ispezioni sono emerse queste criticità. E allora tutti i sindaci d'Italia hanno falsato i bilanci, oppure tutti quanti hanno dovuto garantire i servizi, ovviamente con meno risorse, attingendo a quella prassi che era consolidata. Quando i 234 milioni di euro di residui passivi sono del 2001, di quelli che erano prima di noi, no? Qualcuno dice sì, però i residui attivi erano 234, bravo, peccato che non hai avuto l'ispezione, che se avessi avuto l'ispezione probabilmente ti avrebbero anche a te ridotto drasticamente quei residui. Allora, il problema che alla fine ci sorge il dubbio, ma scusate, questo è un problema che investe i comuni italiani, questo è un problema che in maniera accentuata investe i comuni che hanno avuto l'ispezione, questi sono i problemi che hanno avuto Palermo, Catania, Roma, buco certificato di 12 miliardi del Petron, non si tocca, Napoli, Bologna, Torino, Venezia, Alessandria, Parma, perché Cosenza, c'era l'assessore di Cosenza, non volevo che se la prendesse, Cosenza, Bibbo, chi è che ha letto Bibbo in questi giorni? Bibbo, la Corte dei Conti ti ha detto, gli ha notificato il predissesto, ma io non ho visto le pagine contro il precedente sindaco che dicevano vergogna, hai mandato in dissesto il comune, hai fatto un buco, poi che si dice no, non l'hanno fatto, vabbè, perché manco il proprio Franco San Marco giustamente non è scopellito, non andava ovviamente aggredito, che c'entra, no? Allora tutto quello che è accaduto qui
In altre parti, e di fronte ne abbiamo la testimonianza ancora più vicina, a 3 km di distanza, cioè Messina, è la stessa identica cosa. Messina, il rischio è il dissesto. Ma io a Messina, a Cosenza, a Vibo, a Napoli, a Milano, a Torino, a Parma, ad Alessandria, non ho visto questa ferocia, non ho visto questa aggressione, non ho visto questa cattiveria, non ho visto quest'odio che è stato trasmesso alla propria comunità, perché lì si sono resi conto che era un problema gestionale. Era un problema naturale e hanno detto: risolviamo i problemi, mettiamoci tutti insieme a lavorare. Non hanno fatto la caccia all'uomo come è stato fatto qui in questi ultimi 2 anni da questi soggetti, dove probabilmente qualcuno dice sì, non è che qui ci sono grandi menteggezze dall'altra parte, voglio dire, e quindi probabilmente la regia può essere fuori, ma i fucilatori no, sono qua, come 40 anni fa. Questa città hanno cercato di mettere il ginocchio in modo diverso, ma non mi dite, chi è, si alzi chi mi dice che oggi è contento della città che abbiamo, dopo che abbiamo lavorato 10 anni quasi per cercare di farla crescere ogni giorno, e seppure fosse nato un problema, dovevamo metterci tutti a discutere insieme di come risolvere i problemi di questa città. Non pensare di fare l'aggressione alla parte politica, perché è l'unico mezzo per legittimarsi di fronte alla gente che non li ha mai sopportati. Questa è la verità. Perché questi signori non sono stati mai onorati dal vostro consenso. Questa è la verità. E lo dico a gente questa sera che non è di centrodestra, perché vedo che c'è tanta gente che non è di centrodestra, ci sono tanti cittadini comuni, ed era importante che questo non si poteva fare in piazza, ovviamente, perché non saremmo stati aiutati dal tempo, non c'erano le condizioni, però questo è il problema. Chi non è stato mai amato da questa città pensa di calpestarla, di aggredirla, di distruggerla attraverso tutta una serie di azioni. Non entro nel merito oggi dello scioglimento, no, oggi io ho un problema che per me è importante, per me, per Di Arena, per tutta una classe dirigente che ha lavorato giorno e notte per realizzare questo sogno, questo progetto, che era quello di avere oggi certezza di numeri, perché quando noi usciamo da qua, per quelli che hanno voglia e desiderio, dobbiamo andare in giro per le case delle persone a raccontare che cosa è successo per quei 4 numeri, che cosa è successo per questa città. Come sono riuscito a mettere in ginocchio per cose che non erano cose così eclatanti da dover avere questo primato, perché sono cose successe dovunque, più o meno in realtà con maggiori criticità e con minori criticità. Questa è la verità. Allora ce lo dobbiamo domandare, perché all'indomani della mia elezione a presidente di questa benedetta regione si è scatenato un odio, un'aggressione che non ha uguali in questa regione. Qualcuno può spiegare? Qualcuno può spiegare perché? Perché diamo fastidio. Perché? E perché il cittadino reggino, dopo 40 anni che non ha mai avuto un presidente di regione, deve credere a questi vigliacchi? No! Lo stiamo dimostrando con l'affetto e la vicinanza di tutti i miei colleghi consiglieri regionali che sono qui, e sono tantissimi, vi ringrazio, sono di tutta la Calabria, così come la Calabria. Sono tutti qua e sanno che se c'è da fare uno sforzo lo si fa tutti insieme, perché c'è da salvare l'orgoglio di una città. E allora, se forse qualcuno può fare qualcosa, è sicuramente questa regione, che ha sempre guardato altrove e che oggi finalmente guarda tutta la regione, tutte e 5 le province. E riesce a dire a tutti,
per dire a tutti, tra qualche mese parte il progetto della metropolitana di Cosenza, tra qualche mese la gara d'appalto di Catanzaro, tra qualche mese anche la gara di Campania. Perché anche noi. Io ho detto grande Campania. Tutto adesso non va bene. Però se leggi la stampa di ieri, l'ha fatta Meduri e l'hanno fatta i compagni comunisti, questa è la verità. Se leggi la stampa, loro riescono a travisare la realtà comunista. E allora io credo che su questa vicenda speriamo che tutto questo sia servito a fare chiarezza. Certo, domani ci saranno le dichiarazioni di Scopelliti, ci saranno poi le repliche, ognuno comincerà a dire, a circoscrivere. Io ho sentito nei giorni scorsi il commissario Panino e lui mi ha detto sinceramente, lo dico, penso di non fare un torto, ha detto noi sul bilancio siamo tranquilli, abbiamo qualche piccola preoccupazione rispetto ai debiti fuori bilancio. Mi ha detto tranquillamente, io non penso che sia un segreto riportarlo, è stato molto garbato. Ebbene, io ho detto però, eccellenza, guardi, sui debiti fuori bilancio, la mia amministrazione ha prodotto ogni anno debiti fuori bilancio per qualche milione di euro. Abbiamo avuto una concentrazione di debiti fuori bilancio sui Fotored, 8, 9, 10 milioni di euro un anno, quando ci fu, qua ci sarebbe da scrivere un libro, una vicenda insomma piuttosto inquietante sul piano, diciamo così, del rapporto di altri soggetti dello Stato che hanno deciso di andare contro il Fotored, che era uno strumento che metteva in campo la sicurezza e la legalità. C'era uno strumento che in una città in cui rosso, giallo, verde, tanti, soprattutto quelli della cultura e della mafiosità, passavano perché tanto siamo i padroni, quello strumento serviva a fotografare, a dire tu non potevi passare, ti arriva la multa. Ecco, per quello noi, siccome quello strumento era illegale, forse non si poteva fare, e così via, noi abbiamo dovuto pagare e risarcire, anche lì, se non vado errato, qualcosa, c'era un gruppo di 4-5 avvocati che hanno gestito questa cosa, diciamo così, contro il comune, 4-5 avvocati, che ovviamente abbiamo avuto questa responsabilità. Ma noi debiti fuori bilancio, per quello che mi risulta, negli 8 anni in cui abbiamo governato, ne abbiamo prodotti veramente pochissimi. Sono stati veramente pochi, quindi non credo che si discosterà molto da questo dato, da questo elemento. E se considerate che noi siamo al 2012 del bilancio preventivo e si prevede un avanzo di 5 milioni, io credo che alla fine del percorso si corre il rischio che l'avanzo sia molto di più amplificato, e questo sarebbe per noi un grande risultato, perché ovviamente vuol dire che scende, no, quello che è il disavanzo, e quindi si aggredisce meglio questo problema. Tanto poi alla fine i commissari, più che fare grandi investimenti in questa fase, basta soltanto che mettono a frutto le risorse che sta mandando la regione e i progetti che noi stiamo approvando. Basterebbe soltanto questo per dare slancio a questa città, perché non vi dimenticate, ve l'abbiamo detto, io lo ribadisco anche in questa circostanza, carte alla mano, noi abbiamo qualcosa che si aggira intorno ai 450 milioni di finanziamenti che in questa città in 2 anni e mezzo abbiamo portato, sempre da quella regione. Cioè, da quella regione che forse in 40 anni ha messo insieme finanziamenti straordinari per 450 milioni, per 50 anni, per 1,5 milioni, insieme a tutti i colleghi assessori e consiglieri, abbiamo destinato alle varie città, sui fondi che ci sono a disposizione, perché abbiamo avuto 1,6 miliardi di fondi FAS, quando la sinistra dice il governo Berlusconi ci ha tolto i fondi FAS. Cioè, se un politico è ignorante, capisco cosa diventa difficile per chi quella politica non vuole saperne. Cioè, noi abbiamo messo in campo i fondi FAS e quelli della sinistra dicono il governo Berlusconi ci ha tolto i fondi FAS.
I fondi del piano per il sud, quelli per la diga Croton, quelli per la diga dell'Esaro, io non lo so adesso, per la tangenziale delle Serre, quella della la strada del Savuto, visto che c'è il presidente della provincia di Catanzaro, cioè provincia per provincia, abbiamo messo in campo finanziamenti della diga del Menta, della mobilità, tutto il resto, cioè questi soldi, più il grande potenziale dei fondi comunitari, li abbiamo gestiti e li abbiamo indirizzati, adesso bisogna spenderli. Adesso bisogna solamente spenderli e bisogna dare un'accelerazione. Ecco che cosa bisogna fare. Bisogna mettere in campo saggezza, bisogna mettere in campo passione per costruire, perché adesso ci sono le disponibilità, perché adesso abbiamo la possibilità di finanziare iniziative, ci sono i soldi, ma adesso bisogna produrre. Certo, cosa poteva fare la sinistra non avendo strumenti? Giocare a demolire. Noi cosa dobbiamo continuare a fare? Continuare a costruire, perché non possiamo fermarci. Perché non possiamo fermarci. E vedete, l'altro giorno a Catanzaro il PD ha presentato le sue liste. La Bindi ha detto, scopri chi ti vado a Roma, vabbè, non è il problema della Bindi, insomma. Una donna che preferisco mantenermi una posizione di classe, insomma di stile, senza rispondere alle sue considerazioni. Però, vedete, Marco Minni ha detto Scopelliti è leone in Calabria e pecora a Roma. Caro Minniti, vedi Minniti, io vengo dalla militanza della destra. Quando ero ragazzo, uno dei miei motti era meglio vivere un giorno da leone che cento anni da leone. Leoni che 100 anni da comunista, caro Minniti. Questa è la differenza. Io capisco che quello che riuscite a trasmettere a questa città è quello che avete ricevuto, cioè niente, in tanti anni di impegno, e questa volta Minniti sarà eletto, perché almeno uno lo devono prendere, voglio dire, se dovuto mettere capolista per essere eletto in Calabria. E allora io credo che al di là di tutto l'odio che avete scatenato contro questa città, la città debba reagire, che Reggio si debba rialzare ancora una volta, e lo dobbiamo fare tutti insieme, tutti coloro che hanno la voglia e il coraggio di mettere in campo azioni per cercare una risposta, perché non possiamo più pensare di fermarsi, di arrestare un cammino di una città che aveva costruito una sua prospettiva e che oggi gli viene negata perché soffocata. E vedete, quando dicono se ne va a Roma a Scopelliti perché è l'unica prospettiva, è l'unica sua opportunità, io non sono mai scappato dalla mia vita, rimango qua. Credo che questo gruppo dirigente che oggi c'è la regione
forse tanti, spero, mi auguro, andranno al Parlamento, perché è importante che ci sia all'interno della coalizione una spinta, un contributo. Forse questa cosa l'avrei detta tra qualche giorno, ma mi si è consentito di dirlo nella mia città, quindi credo che sia giusto, che sia giusto, poi indipendentemente se ti costringeranno a scendere in campo o meno, io voglio continuare a fare, o meglio desidero continuare a fare il presidente di questa regione, perché è vero, guardate, che ne abbiamo passate e ne stiamo passando tanti. Però io ho fatto una scelta, è quella di vivere questa esperienza fino in fondo, perché da quant'è che faccio politica nella mia vita non ho mai avuto nulla di che riproverare, perché per me la politica è stata servizio, passione, amore, trasmettere quella testimonianza di vicinanza ai più deboli, a quelli che sono in difficoltà, non è mai stata tornaconto. Quando qualche cretino scrive aggrediamo i patrimoni di quelli che hanno fatto i buchi di bilanci, propongono le leggi, e che mi dovete prendere? Solo la casa, ho avuto col mutuo, basta. Sono assistito come hanno fatto molti dei vostri partiti nel tempo. Vivo di un dignitoso stipendio, più che dignitoso, però le sofferenze non sono certamente pagate da tutto questo, però è l'impegno che noi abbiamo messo per dimostrare che la partita che noi ci stiamo giocando è una partita in cui noi ci crediamo. Perché ieri io ho sempre detto da sindaco che volevo legare il mio destino personale, quando nel 2008 tanti mi dicevano beh, hai vinto col 70%, adesso vai a Roma ti cambi, no, ho detto io voglio continuare a fare il sindaco, perché ricordo una volta c'era Peppino Valentino, Gaspari, c'era Alberto Sarra in una riunione davanti a Fini e gli ho detto Gianfranco, sai qual è la differenza tra me e te? Che tu hai incontrato 10 giorni fa, la settimana scorsa, con Condoleezza Rice, l'ho già detta questa cosa. Io invece, un mese fa, ho incontrato decine di famiglie e tra queste, quando consegnavo gli alloggi, ho visto gente che piangeva. Il tuo impegno serve a dare una risposta ai bisognosi, gente che diceva di là non voglio niente, tenetela, ma c'era gente che diceva grazie piangendo perché finalmente posso dare ai miei figli un tetto. Allora queste sono le conquiste della politica, quando in quelle immagini che sono il più grande simbolo del modello Reggio ci sono quegli oltre 1000 anziani che ballano, io vorrei sapere dove sono oggi tutti quegli anziani, dove si incontrano, chi gli garantisce quell'esperienza che insieme a Fidda abbiamo messo in campo, andando anche ogni anno a Capodanno alle 2 di notte a festeggiare con loro il capo di nuovo anno. Ecco, queste sono le esperienze che abbiamo provato. Certo, poi chi fa amministrazione può sbagliare, chi fa amministrazione può commettere 1000 errori, però chi fa? Il problema è che in questa città molti si sono avvalsi della facoltà dello nacare, cioè del far finta di fare. Allora questa non è la nostra politica. La nostra politica è quella di aver costruito in questa città, sì, un gruppo dirigente. Ricordo Peppino Valentino che mi disse una volta sei stato bravo a fare il sindaco, perché disse tu hai avuto una capacità che nessuno ha mai avuto, quella di costruire un gruppo. Ahimè, avrei potuto dire. Quel gruppo forse mi è costato tutto quello che oggi sto pagando, ma a quel gruppo io non rinuncerei mai, a quello insieme a tanti altri, perché se uno ha sbagliato non vuol dire che tutti gli altri abbiano sbagliato,
e noi non saremmo arrivati a fare quelle cose se non ci fosse stata questa grande squadra, la squadra dei consiglieri comunali, degli assessori, dei dirigenti, quelli che erano convinti, sostenitori di un'idea, di un progetto. Noi l'abbiamo sostenuto, perché in Calabria, quello che molti non capiscono, da soli non si va da nessuna parte, bisogna fare squadra, è la squadra che può vincere le grandi sfide, perché da soli siamo destinati ad essere colpiti costantemente e ogni cosa che poi verrà sarà un modo per intralciare il nostro cammino. Abbiamo solo un'opportunità, che è quella di costruire tutti insieme, continuando e tornando a sognare l'opportunità, pensando tutti quanti che non è vero che questa città comunque ormai è destinata a non crescere. Pensate cosa potrà diventare questa città tra qualche anno, se tutti quanti ci crederemo ancora. Basta pensare quelle immagini straordinarie, belle, del progetto di Zaadid che va avanti. L'altro giorno ho incontrato in aereo l'ingegnere collaboratore in Italia di Zaadid, che portava al comune il progetto del definitivo, del nuovo waterfront, che sarà il fiore all'occhiello di questa città. Pensate ai 200 milioni che ci consentiranno, che ho dato al governo Berlusconi nel piano per il sud, quindi fondi FAS, per continuare in lungomare, dopo la stazione, intubato, fino a dopo, subito dopo il calo Pinace, quindi avere una passeggiata che avrà ancora altri 500, un chilometro più avanti, e avere una città ancora di più rivoluzionata, avere una città che, se ci sarà una classe dirigente che non potrà non essere che di centrodestra a governarla domani, sarà una città che riprenderà il suo cammino, sarà una città che riprenderà il suo cammino che noi avevamo immaginato tutti. E allora questo io credo che sia un punto fermo. Adesso si cimenteranno tanti a discutere su questi numeri, ma questi numeri non li ho dati io, questi numeri non li ha dati Arena, tutto al più li ha scritti, qualcuno li ha certificati, qualcuno li ha sanciti, e anche quando i commissari fanno il bilancio 2012 lo costruiscono sulla base del bilancio approvato da Arena, che fa fede. E allora ci vuole poco a mettersi al tavolo tutti attorno a discutere e fare come ho fatto io in queste settimane, in questi mesi, prima accanto al sindaco Arena, oggi accanto ai commissari, senza alcun problema, a sostenere la crescita della città, perché quando io ero sindaco e chiudeva la discarica di San Batello, Antonio Cariti, che non era l'assessore e che alle 4 di notte era dietro i lavoratori con i cornetti alle 5 di mattina, mi diceva, quando mi chiamava, mi alzavo un po' più tardi, mi diceva: Antonio, sindaco, non sappiamo dove scaricare. E io non ho mai avuto un commissario straordinario dell'emergenza rifiuti che si accollava la responsabilità di mandare i camion per raccogliere la spazzatura aggiuntiva per ripulire la città. Non l'ho mai avuta, l'ho sempre fatto da solo, come abbiamo fatto da solo tutto ciò che abbiamo fatto con l'ATAM. Ma oggi l'ATAM è stata ripagata di uno scippo che aveva subito, avendo avuto due assessori di Reggio che mai si erano impegnati per l'ATAM. E oggi con Fedele abbiamo detto: c'è stata una scelta, allora a questo punto è chiaro che la Regione riconosce quello che altri non hanno mai voluto riconoscere, in varia forma, sotto aspetti diversi, per dare certezze, per dimostrare coerenza rispetto agli impegni, per dire ancora una volta che chi fa amministrazione è al servizio dei cittadini, come quei 41 lavoratori dell'ASP interinale di Cosenza che sono venuti, ai quali abbiamo dato una risposta l'altro giorno, così come ai 132 lavoratori di Crotone che aspettano la possibilità di essere stabilizzati, mentre noi abbiamo impegnato 4 milioni di euro per fare una gara per mantenere all'ospedale la possibilità di continuare a sopravvivere, o dire, dare i servizi. Non abbiamo fatto divisione e distinzioni sui territori, ci siamo impegnati da dove abbiamo potuto nella stagione delle ristrettezze per cercare di dimostrare che c'è una Regione che ha a cuore le sorti di una comunità. E allora io saluto anche i ragazzi della Giovane Italia che hanno messo insieme al centro studi
e scrivono: chi è cattivo ha paura di chi è troppo forte e paura non ha. Noi sicuramente non so se noi siamo troppo forti, dico soltanto che noi non abbiamo paura di andare avanti su questa strada. Non è facile fare l'amministrazione in Calabria, ma ci avete mandato. Quando io dissi a fine Berlusconi: no, ma io non voglio fare il presidente di regione, lasciatemi stare, è perché già avevo provato cosa significava fare il sindaco e sapevo che cimentarsi su questa esperienza significava andare a scontrarsi con mille vicende, con mille questioni, con mille difficoltà. Quindi sapevo anche il mio modo di pensare, di agire, e quindi sapevo di dovermi abbattere ancora una volta in un'altra esperienza come quella che ho fatta qui, dove mi sono ritenuto sempre, l'ho detto a tutti, anche a Roma, mi sento un sopravvissuto, perché abbiamo fatto cose che non immaginavamo mai, dove ogni tanto si parla, si scrive l'andrangheta, l'infiltrazione, l'andrangheta che opprime, sì, c'è anche l'andrangheta, ma guardate anche gli altri, altre mafie, non guardate solo l'andrangheta, guardate a 360 gradi, perché vi chiederete dei poteri forti, quelli che hanno pensato di gestire con altri, con noi, non sono mai entrati, con Scopellini e con Arena sono rimasti fuori dalla porta, perché noi abbiamo governato rafforzando un concetto che è quello basilare, il primato della politica su tutto il resto, perché la politica, se viene sostenuta dal consenso popolare e se c'è l'adesione del cittadino, è la più alta forma di democrazia e non ci sono altri poteri legittimati a sostituirsi alla politica. Oggi a Reggio Calabria, ieri a Reggio Calabria, oggi in Regione. Ecco perché ieri dissi questo sulla città: voglio costruire il mio futuro insieme alla mia città, e oggi dico: il mio futuro lo voglio costruire insieme alla mia Calabria, questa terra che ci ha dato tanto, a questa terra che noi abbiamo riunito, perché questa era la regione dei campanili e noi abbiamo reso questa città, questa regione, queste province unite. Lo abbiamo fatto fuori dalle divisioni, dai provincialismi, lo abbiamo fatto pensando a una grande sola realtà, che è la Regione Calabria. E allora io credo che tutto questo sia il motivo per continuare questo impegno. Certo, tanti continueranno a ostruire il cammino, altri cercheranno di passarci di sopra, per carità, non c'è dubbio, ma noi non è, la nostra non è una sfida verso nessuno, la nostra è soltanto una dichiarazione di amore verso questa terra. Questo è, perché quando leggo qualche parlamentare che dice: sapete, meno male che l'Oiero non si mise da parte, perché altrimenti sarebbe toccato a me bere questo calice amaro. Certo, perché la bella vita la fate a Roma, e qua invece pochi hanno voglia di soffrire su questo territorio. Noi abbiamo deciso di restare qui, abbiamo deciso di restare qui con coraggio, perché non dobbiamo scappare da nulla, perché noi vogliamo lottare qui, magari cadremo, non ha importanza, però lo faremo sempre con dignità, con onore, come abbiamo sempre fatto nella nostra vita. Ecco che cosa è oggi il messaggio che noi vogliamo tutti insieme, visto che siamo veramente tanti, e vi ringrazio ancora una volta i colleghi che sono arrivati non soltanto dalla Calabria ma anche da Roma, e quindi anche parlamentari come Giole Santelli che è qui, e quindi grazie a tutti quelli che vi siete uniti per condurre insieme una grande battaglia, oggi su una città, domani su altro fronte, perché dobbiamo difendere la Calabria. Io credo che questo sia il vero grande messaggio che anche questa sera, dopo questi numeri, dopo queste cifre, ognuno potrà poi sbizzarrirsi sicuramente, però si riparte da questo dato, si riparte dalla verità. Oggi ognuno che vorrà scrivere qualcosa di diverso dovrà cimentarsi in qualcosa di diciamo così, sicuramente di poco terrestre, dovrà creare qualcosa di nuovo, dovrà immaginare scenari apocalittici, perché questa è la verità. Noi oggi
abbiamo avuto la capacità di mettere finalmente i numeri. Ci è costato, mi è costato personalmente tanto, perché è passato più di un anno e mezzo in cui tutti si sono sbizzarriti, ma oggi questo è il risultato di questo percorso. Tutti quanti da questo dobbiamo ripartire. Io sono convinto che soprattutto, nonostante la pioggia, nonostante l'influenza, che ho ricevuto tantissimi messaggi di gente che è influenzata, dispiaciuta di non poter venire, siete tantissimi, abbiamo forse riempito come mai questa sala, la dimostrazione che l'amore, il messaggio positivo ancora produce risultati rispetto all'odio di chi l'ha scatenato. Quando vedo così tanta gente, mi viene in mente che riempie questa sala una frase di Gabriele D'Annunzio, che diceva: io ho quel che ho donato, perché nella vita ho sempre amato. E allora noi dobbiamo continuare ad amare tutti insieme questa terra. Ce la possiamo fare se saremo uniti, se rispetto a chi tenterà ancora una volta di denigrarci, rispetto a chi tenterà di mettere in ginocchio ancora la città, di chi dirà che arriverà il dissesto quando anche la Corte a sezioni riunite dice che Reggio può rientrare in un'azione che non riguarda il dissesto, e quindi si può immaginare e ipotizzare un percorso diverso. I disfattisti, quelli che hanno tifato per lo scioglimento, quelli che hanno fortemente voluto il dissesto, ecco, noi rispondiamo mettendo il petto in fuori, dicendo che questa città ha il coraggio e la forza di reagire, che questa città ha la determinazione e la voglia di andare avanti, che nessuno può mettersi in una condizione di arrestare il cammino di questa città. Lo dobbiamo fare noi che siamo reggini, lo dobbiamo fare noi che siamo calabresi, lo dobbiamo fare noi che abbiamo deciso di restare qui a combattere una vera battaglia di civiltà, di progresso, di futuro. Ecco perché mi chiedo soltanto dopo aver visto questi numeri, dopo che magari anche all'uscita avrete la possibilità di avere qualche folder che riassume questa vicenda, di dare una lettura chiara e di dire anche a quelli che non sono stati qui questa sera che forse si è costruita volutamente una stagione di denigrazione e di calunnia. Io credo che noi da questa sera dobbiamo lanciare un messaggio che non è: guardate come qualcuno stupidamente magari penserà di scrivere o di raccontare che l'abbiamo fatto per la campagna elettorale. La campagna elettorale è un'altra cosa. Qui non mi viene chiesto di votare per nessuno. Qui c'era un bisogno di una persona di comunicare alla sua città quelle che sono state vicende che hanno colpito l'intera città e che sono state addebitate alla mia persona. Ecco, soltanto questo. Era un momento di chiarezza, perché in quanto ai temi della politica, dalla prossima settimana saremo in campagna elettorale e non saremo così blandi e così affettuosi anche nei confronti dei nostri avversari. Avremo modo di raccontare le nefandezze e le vergogne, soprattutto di quelli, e ho finito veramente, che anche in una sede di tribunale sono riusciti a riempirsi di ridicolo dopo un comizio, nel controesame degli avvocati hanno dimostrato che in questa città c'è gente omertosa, c'è gente che dice di non sapere, che prima parla e poi dice non ricordo. Ecco, guardatevi le immagini di GS Channel, che è stata l'unica televisione, ma guardatevi quelle immagini. Quelle immagini sono eloquenti di ciò che è il clima, di quella che è stata la ferocia, di quella che è la cattiveria, di quello che è l'odio di alcune persone che, vedendosi schiaffeggiate più volte sul piano elettorale della città, hanno pensato di metterle in ginocchio colpendo anche gli uomini più in vista di questa città. Ecco, a poco serve avere difensori e comunicatori che trasmettono il messaggio così come si vuole. Ma quando c'è la libera informazione, quando avrete la possibilità di guardare
ciò che è accaduto attraverso le immagini che non sono commentate, ma che sono il puro ed evidente percorso di un dibattito, di una fase di dibattito all'interno di un tribunale, lì scoprirete tante cose. Io le ho viste con grande sofferenza, perché onestamente guardare certa gente in televisione mi pesa, non me lo nascondo. Tutto lo abbiamo fatto io, lei, l'abbiamo fatto tanti amici, e francamente abbiamo detto che non battivo a lui, ma magari pure artisti in televisione. Però, come direbbe qualcuno, è educativo, ci serve anche questo. Se avete la possibilità, guardate queste immagini, capirete tanto, e capirete soltanto ancora di più che questa città, rispetto all'odio, ha bisogno di chi la ama e di chi insieme a noi ogni giorno intende combattere per risollevarla, per costruire un futuro e quindi una vita. Grazie ancora.